Io ho sentito parlare molto di ospedali temporanei, ma noi non potremmo mai, sia con i tempi né con le risorse umane, far fronte a un nuovo ospedale finalizzato come quello che stanno facendo in Lombardia. In Lombardia lo stanno facendo perché hanno già saturato tutti gli ospedali e siccome continuano ad esserci malati, questo può avere un senso. Ma noi abbiamo ancora 7-8 presidi che possiamo utilizzare e che sono stati praticamente non più inseriti nelle reti. Già da molto tempo parliamo di Guardiagrele, parliamo di Gissi, parliamo di Casoli, parliamo di Tagliacozzo, parliamo di Pescina. Quindi, se sarà necessario ospitare in queste strutture i cosiddetti pazienti paucisintomatici e non complicati, sia per motivi di convalescenza che per motivi di dimissione protetta, queste sono strutture già pienamente funzionanti. Un'altra problematica molto importante e anche seria è quella del test diagnostico. Sappiamo tutti che gli unici test validati a livello mondiale e a livello nazionale, Istituto e Consiglio Superiore e CTS, sono i cosiddetti test da RNA, quindi test che vanno a trovare il virus direttamente nelle vie respiratorie. Tutti gli altri test non sono stati validati a livello nazionale, a livello mondiale, perché non ci danno nessun tipo di certezza. C'è un problema che se un test di questo tipo, ad esempio, dà un falso positivo, questo test potrebbe creare anche dei procurato allarme, che è un problema anche di tipo penale. Ben vengano i test rapidi, ma devono essere test rapidi da naso, da faringe, quelli ci possono Spieghiamo aiutare. bene. In questo momento noi siamo in attesa della prevalutazione da parte dell'OMS di 200 kit rapidi, ma quasi tutti da tampone nasale, da faringe, da saliva. Quelli sono i test che ci possono aiutare. Gli altri test potrebbero generare confusione.